Archivio di Stato di Pisa una parte della mostra di Giorgio Piccaia dedicata alla serie Fibonacci. Semplicemente, senza nessuna spiegazione, è il titolo di quest'opera. Sono dei miosotis, dei piccoli fiori. Questi piccoli fiori, non ti scordare di me, che la leggenda narra che quando Dio diede nome ai fiori si dimenticò di lui e il fiore disse: Dio, non ti scordare di me, dammi un nome. E Dio, nella sua immensa semplicità, disse: non ti scordare di me. Ed è in mezzo, tra questi numeri, della sequenza di Fibonacci, che rappresentano un po' l'albero della vita. Quindi unito i numeri, a differenza del pensiero comune, non sono sono legati alla natura, sono moltissimo legati alla natura. Tutto è numero, come diceva il famoso Pitagora, la scuola pitagorica, e il numero è in tutto. Il numero, la grande scoperta di Fibonacci, Leonardo Pisano nel 1200, è quella di aver creato questa sequenza che riporta alla sessione aurea, che riporta alla natura. Quindi nella mia rappresentazione, questo è un quadro ad olio del 2022, i numeri è come se fossero sbattuti lì, ma in realtà non sono messi lì a caso, ma sono messi lì secondo un criterio, secondo il criterio della proporzione divina. Legato allo zeppero, che è stata la grande introduzione della sequenza indiana, perché prima i numeri romani contenevano lo zero, e con lo zero hanno cominciato a semplificare anche i conteggi, i mercanti, a farli più veloci. Quindi questi simboli indiani, che partono dallo zero, 9, 8, eccetera, eccetera, fino all'1, hanno permesso di agevolare i mercanti della Repubblica Pisana e fare i conteggi molto più velocemente e con meno errori. Io qui l'ho usato in maniera come se fossero dei satelliti, delle cose un po' astrali, e sono messe in maniera molto simmetrica, tranne uno che è fuori fase, è questo qui, che però l'occhio lo vede, lo percepisce in ritardo, ed è un gioco visivo in pratica. Quest'opera ho messo un titolo che è Fibonacci con tre nero. Io di solito i titoli non li mantengo mai, li cambio sempre. Qui tre nero perché ho fatto un tre rovesciato, e il tre è il tre della divinità, e tre esoterico in pratica. E qui i numeri sono creati, anche questi che ruotano a 5 alla volta, come sono i 5 petali del miosotis, questo piccolissimo fiore. E ho usato l'arancione e il giallo per ricordare che questi numeri arrivano da l'India. Anche qui ho usato lo zeffiro, è una tela acrilico su tela del 2019, e ho usato e ho messo lo zeffiro, lo zero, l'ho fatto come se fossero delle palle, e l'ho messo in maniera tale che me rappresentano i primi 4 numeri della sequenza di Fibonacci. Quindi 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, eccetera, con un fondo legato alla natura. Questi sono come se fossero delle foglie di papiro in questo cielo che viene o bucato dallo zeffiro, o lo zeffiro che esce dal cielo. Quindi ci può essere un discorso esoterico o un discorso exoterico. Ho creato la spirale. La spirale che è determinata da un discorso geometrico, facendo sì che
partendo dall'1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, arriva al 13, sono 34 fiori, 34 fiori, 34 è un numero di Fibonacci, e su ogni gambo di fiore creato con questo plexiglass ho messo una formella, e la formella sempre rappresenta sempre il mio Zotis, con la serie di Fibonacci che li riempie i petali. E all'interno c'è questo cubo che è la pietra lavorata, con dentro una pietra grezza creata dal filo di ferro, e all'interno c'è un rosario, che ho chiamato rosario di Fibonacci, fatto con annodato con la sequenza di Fibonacci, quindi 1 1 1 spazio 1 spazio 2 spazio eccetera eccetera, nodi con 4 stoffe che indicano i 4 elementi naturali, e sopra c'è questi 3 cerchi che sono l'essenza in pratica, e intorno c'è sempre questo discorso armonico della natura rappresentata dai miosotis, da questi bellissimi fiori. All'interno di quel rosario c'è un melograno che rappresenta l'universo. Sul tema dell'armonia, l'elemento quantitativo numerico e l'elemento qualitativo si intrecciano. Tra l'altro i numeri nel mondo greco, nel mondo antico, erano fisici, erano entità fisiche, non astratte, puramente concettuali. Il melograno all'interno è un simbolo del Mediterraneo per eccellenza, è uno dei frutti sacri che troviamo nel mondo ebraico come un insieme di proibizioni e di obblighi legato al numero dei chicchi. Nel mondo musulmano si dice che i 99 chicchi fossero gli attributi di Allah, e nel mondo cristiano invece lo si ritrova come frutto legato alla mistica. L'idea è stata quella di mettere insieme documentazione storica, per lo più pergaminacea, relativa o a Leonardo Bigollo, cioè come Fibonacci viene identificato nello specifico nella documentazione che l'ha riguardato come uomo in vita, e insieme a altro tipo di documentazione che ha a che fare con il periodo relativo a Fibonacci, nello specifico relativa a quegli intensissimi rapporti che la Pisa come Repubblica Marinara ebbe con l'Oriente e con il Nord Africa, di cui appunto mettiamo in mostra alcune tracce come le importantissime pergamene del XII secolo che attestano proprio di questi intensi rapporti commerciali. Il gioco quindi stava proprio nel mettere insieme un Fibonacci uomo nel suo periodo storico di riferimento principale e il Fibonacci immaginato, il Fibonacci della sequenza di Fibonacci, quindi un personaggio che in qualche modo esplode in una caleidoscopia di significati che va al di là del personaggio storico stesso. La mia esperienza con questo matematico del 1200 nasce da Santa Caterina sul Sinai, questo monastero, uno dei più vecchi monasteri esistenti, monastero gestito da 30 monaci greco-ortodossi. E sono stato amico di uno dei monaci, che regolarmente ci parliamo tramite WhatsApp e ci scambiamo delle letture, e lui una volta mi ha detto: ma hai letto questo libro su Fibonacci? E da lì mi è scattata la molla. Fibonacci era un personaggio che seguiva suo padre, viveva nella Repubblica Marinara di Pisa, seguiva suo papà, e in questa città algerina del nord dell'Algeria conobbe dei mercanti arabi che li introdussero alla matematica, all'algebra indiana, e scoprì questi numeri, questi grafici, questi segni, i segni che usiamo noi attualmente, che sono i numeri che usiamo. E la grande scoperta fu l'introduzione del numero zero, dello zeffiro. E io non volevo rappresentare i numeri di Fibonacci in maniera legati alla regola aurea, in maniera come facevano gli antichi pittori del Rinascimento. A me interessava dare una botta, nel senso che dare un contributo più forte, e il contributo più forte è stato quello di scrivere i numeri e metterli in fila.
La sequenza di Fibonacci ha questa particolarità, che prima di tutto è infinita, ed è infinita come la natura è infinita ed è bellissima nella sua infinità. E il rapporto tra due numeri della sequenza di Fibonacci, che è la somma dei due numeri precedenti, tende a un certo punto a dare 1,618, eccetera, che è questo numero irrazionale, che è chiamato anche proporzione divina, regola aurea. Quindi io, scrivendo i numeri, ho indirettamente riportato l'attenzione sulla regola aurea. In questo quadro, per esempio, c'è la sequenza. Certe volte magari sbaglio anche nella somma, però quando sbaglio non correggo, perché l'essere umano non è divino, bisogna ammettere anche degli errori. Quindi io ho sempre continuato. Qui ho creato questa sequenza su queste tonalità di rossi, dove all'interno ho inserito i 5 petali del Myosotis. Questo fiore, non ti scordare di me, non ti scordare di me essere umano, non ti scordare di me che io rappresento la natura, non ti scordare che la natura è in me. Quindi si intravedono questi fiori messi in maniera molto, molto sequenziale. È come se fosse la sequenza di una vita. Poi ho introdotto questi due simboli, la squadra e il compasso, che rappresentano la materia e la spiritualità. E in alcune associazioni viene utilizzato per la squadra è rigida, quindi la materia è rigida, il compasso, che si può aprire formando l'orizzonte del mare, è l'infinito in pratica.